Aspetta, ma che ventata è arrivata? Madonna, raga. Sembra tonno, sbaglio. Lo senti lo sbanfo di tonno? Sì, tantissimo. Ha un forte odore di pesce, comunque. Allora, com'è regia? Si sente? E sfortunatamente sì. Possiamo cominciare. Sprezzi pazzi ragazzi e benvenuti a un nuovissimo video. Oggi siamo qua in compagnia del Fresco Sbo e del Luca Mazzarelli DJ in regia, che oggi sostituisce Mirko in regia perché non può. Dato che mi dimentico sempre, ci teniamo a ricordarvi di iscrivervi al canale e mettere mi piace al video, perché sennò non andiamo avanti. È tipo Black Mirror, se non schiacci like non va avanti. E ok, allora facciamo così. Ve lo dice Cannavacciuolo. E dov'è? Ehi, allora, se non vi iscrivete, veramente vi ingazzo. Questo è quello che vi aspetta se non vi iscrivete al canale, veramente. Oggi facciamo il taste test su maionese e tonno in scatola vegano. Il tonno in scatola, non quello del video dell'altra volta. Pensavo schifezze varie, cioè no. Code di larva. No, quello la prossima volta. Vabbè, dai, sono già rilassato. Cioè, mi siedi che sono un po' più tranquillo. Sono due alternative che sembrano molto interessanti. Vediamo se sono all'altezza. Facciamo entrare le tentazioni di oggi. Abbiamo qui il tonno vegano e la maionese vegana. E l'olio cuore, quello che saltava le recensioni. È vegetale. E questo è il Vuna. Vuna fetta di tonno. Colesterolo zero e senza uova. Se mangi quello puoi saltare le recensioni. Questo è tonno Vuna. Tonno vegano. Come ti sembra? Non ci chiamo anche del nostro piatto preferito. Ecco, il nostro piatto vegano. Piatto preferito. C'è sempre tegola di legno. Quadriamo la nostra maionese, olio cuore e il Vuna. Vuna fette di tonno. Qua abbiamo le fette integrali. Ok, procediamo. Leggiamo gli ingredienti prima di degustare. La maionese non ha proteine, però attenzione, ha pochi grassi saturi. Ah, è iniziata la parte dove tu leggi le nutrizionali. E tu dormi. Ha una componente di grassi saturi inferiore, perché ovviamente non ci sta l'uovo, ma ci sta solo l'olio, quindi grassi insaturi. Speriamo sappia di maionese. E invece abbiamo il Vuna. Questo non li ho ancora letti, i valori, ma secondo me è curioso. Leggi che sono molto interessato. Attenzione, a base di proteine di... Fonte di acidi grassi omega 3, quindi questa roba qui è fonte comunque di omega 3 che troviamo nel pesce, molto importante. Ma io ho una domanda. Sì? Ma se io mangio quelle cose mi viene un bicipite come il tuo? Perché in camera si vede proprio bene. Rende tanto? Sì, mangio tutta roba vegana e quindi c'ho i bicipitozzi. Questo prodotto ha 23 grammi di proteine per 100 grammi, quindi è proteico come il tonno in scatola. Ha una componente di grassi saturi bassa del 2% circa. Una settimana circa. Quindi circa. Sto dicendo che ha tante proteine, ha pochi grassi saturi. Se poi sa anche di tonno. Devono solo abbassare il prezzo, perché questa è l'equivalente di 2 o 3 scatolette di tonno, ma costa 5 euro. Le scatolette di tonno in realtà te le tirano dietro. Nel senso, le paghi un cazzo. Quando tornavo a casa con tutti i voti, minchia, qua me li tirano. Le scatolette di tonno in fronte. Ed è quel giorno che io ho detto, basta, a casa non ci tonno più. Vabbè, andiamo. Tira un po' la, no? Come ti dico sempre, l'acquolina. No. No, perfetto. Secondo me ti stupirai, te lo dico, perché io sono fiducioso. Boh, della maionna io sono fiducioso. La chi? La maionna e la maionese? Certo. Oddio, questo gergo giovanile io non lo comprendo più. Ma è molto invitante, effettivamente. Aspetta, tienilo più in alto. Molto invitante. No, va bene. Come... Guarda. Purtroppo, 5 euro, non stavo scherzando. Io vedo comunque delle forme di vita. Dai, sembra un po' la poltiglia del tonno. Una cosa che si muove. Aspetta, ma che ventata è arrivata? Madonna, raga. Sembra tonno, sbaglio. Sembra la mia prima volta. L'odore misto al Capitan Findus. Nel mercato del pesce. Lo senti lo sbanfo di tonno? Sì, tantissimo. Senti la puzza de mare? Sembra veramente tonno dall'odore, è raga. Vero. Mamma mia, wow. Proprio quel tonno lì. L'abbiamo messo sul crostino, dai. Tonno è rosa, questo è verde. È verde? Non è verde, è il colore del... è un po' più bianco. Ma l'importante è che sappia di tonno. Allora, proteine di frumento e di pisello. Proteico, omega 3, abbiamo tutto. Sa di pesce un botto? Come fa a sapere di pesce? Sicuramente spray. Pesce spray. Ha un forte odore di mare e non si capisce bene come. Dai, taste test, tonno vegano. Pop, è la prima volta che provi la fica. Ok, ci vogliono 8 litri d'acqua adesso. Ti appaga come il tonno. Appaga un po' meno il portafoglio, però effettivamente se lo metti in un sandwich con la maionese che adesso proveremo... Ma sai cosa anche? Magari dai. Provarlo con un cracker normale, non con una tegola di legno. No, assaggiatelo senza il crostino, vai. La consistenza è quella. È quella del tonno. Il sapore lo ricorda molto, devo dire la verità. Ricorda molto il sapore del tonno e la consistenza è quella, ha ragione. In un panino sembra tonno. Così capisci che si assomigliano. Se poi aggiungi maionese e cose, ciao, sembra proprio tonno. Assurdo. Buono. Procediamo ora all'assaggio della maionese. Pronto?
pasta di maionese, palese. Allora, poi c'è un discorso base, no? Chi è che mangia la maionese col cracker? Cioè, nel senso, non si fa. La maionese la metti, metti un pochino nel pane. Ma col pesce. Anche. Patatine. Lattuga, pomodori, patatine, kebab. I best friend! I mediatori! Metteremo ora maionese e tonno insieme. Luca, prego. Tonno vegano e maionese insieme. Un po' chimico, forse. È quello che stavo per dire. Non è male, si avvicina molto il tonno e la maionese anche, in realtà. Se la mangi con le patatine, non pensi che sia fatta senza uova. Sembra un po' crema rispetto alla maionese normale. Perché non ci stanno le uova, forse, che fanno da collante, no? Però il sapore, dai, ci siamo. Lascia fa, che schifo. Devi farmelo sentire, però. Un po' pesantina la maionese così, eh. Però, vedi tu. Sì, dai, sa di maionese. Sono stati bravi. Il prezzo è di circa 8.000 euro. Il prezzo è di 1,70 euro, quindi costa... Cioè, è un prezzo onesto, non è che una roba che è vegana, che costa 1000 euro, tipo il Vuna. Il Vuna ha un prezzo veramente alto. Per mangiare del tonno in scatola, che trovi a pochissimo, è un po' tantino. Non se lo possono magari permettere tutti, di spendere 5 euro per il tonno. Il Vuna mi costa 5 euro, ma sai che c'è? Mi sa che rimango carnivoro. Effettivamente è un po' costoso. Però sono stati bravi, Si avvicina molto. Va bene, ragazzi, il video finisce qui. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima degustazione. Ringraziamo Sbomoseca, sempre presente e sempre interessato a dare il suo contributo al futuro vegetale che ci aspetta. E seguitemi su Instagram, faccio un sacco di deal e sto cercando moglie. Grazie. Ringraziamo Luca Mazzarelli, che oggi si è improvvisato Mirko Regia. Luca è lo stesso che crea le musiche nei video fitness di questo canale, quindi lo ringraziamo molto della presenza di oggi. Vuoi dire qualcosa, Luca? Com'era il tonno? Era mangiabile. Grazie ad Alessio per le splendide copertine, grazie a Mirko Regia anche se oggi non ha potuto partecipare. Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima degustazione strampalata.